Vecchia Banca Etruria ha chiesto 2 anni e 8 mesi agli ex vertici dell'istituto di credito per ostacolo alla vigilanza, tra una settimana la sentenza. In 500 da Papa Francesco per l'udienza generale in piazza San Pietro. Le vittime del salvabanche consegnano al Santo Padre una targa d'argento con un versetto del profeta Isaia. Dramma a Lonnano, spara al marito e lo uccide, 58enne accusata di omicidio volontario. La cappella del cimitero monumentale di Arezzo si arricchisce di un nuovo altare e di un nuovo ambone, la messa di consacrazione presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana. Premio Cultura della Pace attesa per l'annuncio del vincitore, ecco i 5 candidati. Un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD, in apertura la sanità, i sindacati chiedono alla ASL della Toscana Sud-Est che l'ASL della Toscana Sud-Est rispetti l'accordo siglato tempo fa per l'assunzione nel 2016 solo ad Arezzo di 40 infermieri, 10 operatori sociosanitari e altre 16 figure infermieristiche, altrimenti si andrà verso lo sciopero degli operatori della ASL. Le condizioni di lavoro peggiorano di giorno in giorno da Arezzo fino a Grosseto, spiega Bruno Pacini della CGL. Se vogliono garantire i servizi che c'erano prima, serve personale in corsia, altrimenti salteranno i livelli essenziali di assistenza. Vecchia Banca Etruria ha chiesto 2 anni e 8 mesi agli ex vertici dell'istituto di credito per ostacolo alla vigilanza, tra una settimana la sentenza. 2 anni e 8 mesi di condanna per l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari e per l'ex direttore generale Luca Bronchi. 2 anni invece per il direttore centrale, tuttora in carica, Davide Canestri. Li hanno chiesti il procuratore di Arezzo Roberto Rossi e il pubblico ministero Giulia Maggiore in merito alle vicende della vecchia Banca Etruria, accusando gli ex vertici dell'Istituto Aretino di aver ostacolato la Banca d'Italia nella sua vigilanza. Davanti al giudice per le indagini preliminari Anna Maria Loprete è iniziata dunque la discussione del processo che si sta svolgendo con rito abbreviato dalla primavera di quest'anno. L'inchiesta, che è nata dal blitz nell'istituto di via Calamandrei dell'ispettore di Banca Italia Emanuele Gatti, ruota attorno a 2 capi di imputazione. La gestione dell'operazione Palazzo della Fonte e l'ipotizzata sottovalutazione di una parte dei crediti deteriorati. Per dare ossigeno a un bilancio già critico, nel 2012 la banca vende gran parte del proprio patrimonio immobiliare raccolto nella società Palazzo della Fonte, ma per Gatti e per i PM si tratta di una vendita fittizia nella quale chi compra lo fa con soldi che sono della stessa Banca Etruria. In merito invece ai crediti deteriorati, l'accusa sostiene che una parte di essi sarebbero stati trattenuti allo stato di incaglio e non di sofferenze per ridurne così l'impatto negativo sul bilancio. Venerdì la palla passa ai difensori e mercoledì prossimo 26 ottobre è attesa la sentenza, la prima dei vari filoni di indagine legati all'Istituto Aretino in risoluzione dal 22 novembre scorso, insieme alla Cassa di Risparmio di Chieti, alla Cassa di Risparmio di Ferrara e Banca Marche. E intanto l'associazione vittime del salvabanche oggi è stata accolta in udienza generale in piazza San Pietro da Papa Francesco. Al Santo Padre è stata donata una targa d'argento con un versetto del profeta Isaia. Sentiamo. Si sono recati circa in 500 a Roma, suddivisi in 2 delegazioni. Una che ha partecipato in piazza San Pietro all'udienza generale del mercoledì di Papa Francesco e un'altra che ha incontrato a Montecitorio la presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. I membri dell'associazione Vittime del Salvabanche hanno consegnato al Papa un portalettere con una targa d'argento, con il logo dell'associazione e un versetto tratto dal libro del profeta Isaia che recita così: «Poiché io il Signore amo la giustizia e odio la rapina, frutto di iniquità, darò loro fedelmente la ricompensa e stabilirò con loro un patto eterno». All'udienza in piazza San Pietro hanno partecipato anche, insieme all'associazione Vittime del Salvabanche, 2 parlamentari del Movimento 5 Stelle e il presidente nazionale dell'ADUSBEF. Inoltre, ad accompagnare le delegazioni a Roma, c'era una giornalista di un quotidiano economico norvegese. L'associazione Vittime del Salvabanche si sta infatti adoperando per portare la propria causa all'attenzione dei media internazionali,
in particolare quelli che si occupano di notizie di ambito economico, come il Financial Times e la CNBC. L'associazione ha trovato vicinanza e ascolto nell'incontro avuto con la presidente della Camera Boldrini, che oltre ad aver dimostrato grande sensibilità al problema delle vittime del salvabanche, si è impegnata a sollecitare presso le sedi competenti l'uscita dei decreti attuativi sugli arbitrati. E adesso torniamo a parlare dell'esplosione verificatasi ieri mattina all'azienda TGA di Castelluccio. La Procura di Arezzo infatti ha aperto un'inchiesta per verificare eventuali responsabilità. In particolare sono tre le persone indagate: il presidente del consiglio di amministrazione, il responsabile della sicurezza e il caporeparto dove si è verificato l'incidente. Due operai sono stati coinvolti, sono rimasti feriti, il primo di 34 anni con un di secondo e terzo grado sul 70% del corpo, il secondo di 41 anni con ustioni sul 30% del corpo. Entrambi versano in condizioni delicate ma stabili in prognosi riservata. Ad un anno dalla sua avvio a Cortone, il progetto Spesa Sospesa, che mette a disposizione di chi non può permetterselo generi alimentari a lunga conservazione, ma anche prodotti farmaceutici da banco, materiale scolastico, abbigliamento, ha raggiunto ottimi risultati coinvolgendo numerose attività sparse su tutto il territorio cortonese. Lo sostiene il Comune di Cortona, che ha distribuito nella giornata di ieri, in collaborazione con le associazioni di commercianti, il centro di ascolto Caritas, radio incontri, degli adesivi da esporre nei negozi che indicano la loro adesione alla rete di solidarietà. Ogni settimana i volontari di radio incontri del centro di ascolto Caritas passano nei negozi che aderiscono al progetto per ritirare quanto lasciato dai consumatori. Quanto raccolto viene poi donato alle famiglie bisognose. E ora andiamo in Casentino con il dramma di Lonnano: spara al marito e lo uccide, 58enne accusata di omicidio volontario. Sentiamo. Un dramma familiare nel cuore del Casentino. Paola Marzenta, 58 anni, accusata di omicidio volontario per la morte del marito Dino Gori, 64enne, da cui era separata da anni. La tragedia si è consumata martedì pomeriggio, poco dopo le 16, nella proprietà della donna a Campolungo di Lonnano, nel comune di Pratovecchio, dove l'ex compagno risiedeva in un'abitazione separata. Ancora ignoto il motivo che ha spinto la 58enne, titolare di un allevamento ovino, ad imbracciare un fucile da caccia e a sparare al marito, uccidendolo sul colpo. Subito dopo la Marzenta ha chiamato i soccorsi e contattato il proprio legale, Saverio Agostini, che stava seguendo la sua richiesta di divorzio. È stato lui a chiamare i carabinieri, che sono giunti immediatamente sul posto. Da parte loro i sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso del 64enne. A Lonnano è accorso anche il figlio della coppia, un quarantenne residente nel Basso Casentino, comprensibilmente sconvolto dall'accaduto. La donna è stata fermata e portata nella caserma di Pratovecchio per poi essere trasferita al carcere di Firenze, dove si trova al momento. Davanti al PM Andrea Claudiani si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Venerdì sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. L'uomo, ex maresciallo dell'aeronautica in pensione, era molto conosciuto in Casentino per i suoi trascorsi da sindacalista della CISL di Bibbiena e la sua attività come volontario della Croce Rossa. Il rapporto con la moglie era in crisi da molti anni, ma lui aveva scelto di rimanerle vicino per sostenerla nei suoi problemi di salute. Il prossimo 25 ottobre era prevista la sentenza di divorzio. I paesi di Pratovecchio e Stia saranno teatro dell'ottava festa provinciale della Fratres, associazione di donatori di sangue, che si svolgerà nel prossimo fine settimana. Stia, sabato 22, in programma l'apertura in piazza Mazzini del punto informativo Fratres, seguita alle 20.45 al teatro comunale della rappresentazione intitolata Donare fa buon sangue. Domenica a Pratovecchio alle 10.30 è previsto un corteo per le vie del paese, alle 11.15 in propositura una messa solenne presieduta dal vescovo di Fiesole Mario Meini. Alle 16 infine ci sarà l'assemblea sociale dei presidenti dei gruppi Fratres della provincia di Arezzo. La cappella del cimitero monumentale di Arezzo si arricchisce di un nuovo altare e di un ambone. La messa di consacrazione stamani è stata presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana.
È stata celebrata da Monsignor Riccardo Fontana nella Cappella del Suffragio del Cimitero Monumentale di Arezzo la messa durante la quale è stato consacrato il nuovo altare del luogo di culto. Dei lavori di miglioramento che hanno interessato anche l'ambone della cappella, che andranno così a beneficio dei fedeli che qui si recano a pregare quotidianamente. Arezzo Multiservizi, a seguito dei lavori fatti all'interno della Cappella del Suffragio, ha voluto dare nuova vita e quindi abbiamo fatto in modo di ricostruire un altare in base alle nuove norme liturgiche e un nuovo ambone. Mi preme sottolineare che sono stati realizzati entrambi utilizzando dei materiali presenti all'interno della struttura, in particolar modo delle lapidi storiche che fanno parte del nostro percorso di vita che è presente all'interno della struttura, che praticamente va a ricordo delle lapidi storiche presenti nel cimitero. È con vero piacere che a livello istituzionale siamo qui presenti a questa inaugurazione, a questo nuovo altare, perché sicuramente va ad aggiungersi a quello che è il cimitero monumentale del nostro comune di Arezzo, quindi a valorare ancora di più quello che è in essere la società anche a multiservizi e quello che è in essere naturalmente lo stesso cimitero. Quindi con vicinanza siamo quindi presenti a questa nuova inaugurazione affinché naturalmente anche i cittadini e gli utenti possono quindi essere non solo presenti in questo cimitero, coloro che lo frequentano, ma possono quindi andare a pregare in un luogo di culto dove naturalmente sempre più caldo, sempre più accogliente. È in calendario per domenica 23 ottobre, a partire dalle 11, la cerimonia ufficiale di premiazione del 24esimo Premio Nazionale di Pittura Città di Civitella. 107 gli artisti che quest'anno hanno partecipato all'iniziativa, portando da tutta Italia una grande varietà di stili e tendenze pittoriche. Alla premiazione, che si terrà nel centro museale, saranno presenti il primo cittadino di Civitella, Ginetta Menchetti, Valeria Nassini, assessore alla cultura, e Lucia De Robertis, vicepresidente del Consiglio regionale. Premio Cultura della Pace a Sansepolcro, attesa per l'annuncio del vincitore, ecco i 5 candidati. Da un medico ad una trasmissione radiofonica, da due organizzazioni fino alla figlia di una vittima di mafia. Sono questi 5 candidati scelti dal Comitato Scientifico per il Premio Cultura della Pace di Sansepolcro. 5 nomi che rappresentano altrettanti ambiti di studio: assistenza sociale, sostenibilità ambientale, attività ludica, legalità e coscienza civica. Nello specifico, i candidati dell'edizione 2016 del Premio Cultura della Pace sono Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, in prima fila nei soccorsi ai sopravvissuti della strage del 3 ottobre 2013, nella quale persero la vita 366 persone. Ad essere candidata è anche la trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio 2, da tempo impegnata nel promuovere una cultura della sostenibilità ambientale. La Fondazione Carnevale di Viareggio, invece, è la realtà che dal 1987 organizza una delle più conosciute e celebrate feste italiane. Altro nome candidato è quello di Alice Grassi, figlia di Libero Grassi, imprenditore siciliano che si rifiutò di pagare il pizzo alla mafia, denunciando nel Giornale di Sicilia l'arroganza del potere mafioso. Infine, candidata al Cultura della Pace anche Legambiente, che dal 1980 si batte per la difesa della natura partendo da una solida base scientifica. Tra questi nomi sarà scelto nelle prossime settimane il vincitore. E come da tradizione, assieme al Premio Cultura della Pace viene assegnato il Premio Nazionale Non Violenza, che quest'anno va a Gianni Tamino, biologo e docente dell'Università di Padova, per i suoi studi sull'ambiente, e in occasione dell'anno giubilare a padre Paolo Dall'Oglio, gesuita scomparso a Racca nel 2013, da sempre impegnato nel dialogo interreligioso. La Fiera del Gioiello Made in Italy continua a crescere, arriva la 4ª edizione di Gold Italy, vediamo. Dal 22 al 24 ottobre Arezzo Fiere Congressi ospita la 4ª edizione di Gold Italy, un evento sempre più in crescita. Negli ultimi 2 anni è praticamente triplicato il volume di questa fiera, sono circa 300 aziende che partecipano, quindi rappresenta ormai un punto di riferimento irrinunciabile della seconda parte dell'anno.
a maggior ragione quest'anno è molto importante, perché comunque le ultime manifestazioni in termini di ordinativi magari non hanno molto pagato, perché ovviamente il mercato attraversa una fase di stanca, quindi noi ci attendiamo che possa in qualche modo ravvivare l'ultima parte dell'anno dal punto di vista della produzione. I buyer che abbiamo già comunicato alle imprese, che erano quelli preregistrati da tempo, sono circa 230 e ad oggi abbiamo 400 preadesioni. La Camera di Commercio credo sia sotto gli occhi di tutti, è stata sempre vicina al polo fieristico e quindi nello specifico anche al settore orafo. Tra l'altro devo dire che quest'anno Gold Italy, nonostante il mercato sia in decrescita, è riuscito a fare un evento in crescita, quindi questo è un importantissimo risultato, soprattutto in un momento così complicato e così difficile per la nostra economia. Gold Italy arriva alla quarta edizione, qual è il tema di quest'anno? L'amore, la passione che tutti noi mettiamo al nostro lavoro, ma in particolare in questo caso diciamo così le aziende orafe che partecipano a Gold Italy, quindi questa passione, questo rapporto, diciamo così, questa creatività, questa energia che mettono in questi oggetti meravigliosi che vengono esposti poi in fiera, diciamo. Quindi è anche un'espressione di, diciamo così, di un sentimento che dura nel tempo. Prosegue il cammino dell'US Arezzo in Coppa Italia di Lega Pro allo stadio Lungo Bisenzio. Gli Amaranto hanno battuto il Prato per 2-0 con reti di Berzotti al 35esimo del primo tempo e raddoppio siglato da Grossi al 33esimo della ripresa. Positiva la risposta ricevuta da mister Sottili, che ha mandato in campo una squadra ampiamente rimaneggiata. Il prossimo impegno di Coppa vedrà l'Arezzo affrontare il Tutto Cuoio con data ancora da confermare. Per quanto riguarda il campionato, la nona giornata porterà il Cavallino a Livorno con il derby in calendario lunedì 21 ottobre alle 20:45. Per il momento questa è la nostra ultima notizia. Ricordo che l'informazione su TSD continua all'interno del nostro sito web www.tsdtv.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.